buongiorno a tutti oggi eh, sono qua per parlarvi dei semi di chia questi eh, semini che sono entrati eh, da non poco tra l'altro nelle nostre cucine millantando questi effetti benefici per l'organismo spesso ci ritroviamo appunto con l'intero barattolo o l'intera confezione non sapendo poi effettivamente come utilizzarli e se veramente apportano tutti questi eh, benefici per l'organismo. Innanzitutto facciamo un piccolo escursus eh, per quanto riguarda appunto le origini di questi, eh, di questi semi che appunto vedono le loro origini in Centro America ed erano addirittura molto utilizzati e molto apprezzati anche dagli aztechi e dai. Maya, proprio grazie a queste proprietà eh, nutrizionali che poi li hanno addirittura fatti inserire. Nella lista dei superfood, quelli che appunto vene, vengono chiamati superfood uh, in azteco, la parola chia significa forza, quindi già questo è diciamo un primo uh, indizio che ci porta a pensare a, a, a qual è il principale beneficio uh, dei semi di chia. Ma perché? Allora, vediamo passo a passo un po' tutti i benefici che apportano. In primis aiutano a perdere peso, ebbene sì, sono abbastanza calorici, hanno 490 kcal per 100 grammi, eh, 30,75 grammi di lipidi, eh, circa 16 grammi di proteine e un circa 44 di glucidi però risultano molto utili nella riduzione del grasso corporeo um, e quindi soprattutto si vanno a focalizzare su quel grasso presente sull'addome. Sono infatti un'importantissima fonte di fibre e di proteine, stimolano molto il senso di sazietà e quindi da, da qui si ricollega anche eh, il fatto che aiutano a perdere peso e quindi portano a mangiare meno durante l'intero arco della giornata. Soprattutto se assunti durante la colazione, sono infatti dei semi chiamati idrofili. Questo perché assorbono molto facilmente i liquidi fino addirittura a 10 volte ad aumentare il loro peso di 10 volte e quindi permettono di placare il senso della fame. Poi, come abbiamo detto, è vero che sono molto calorici, però. Uh, questo barattolo che io ho adesso mh, non riesco a leggere perché c'è un'etichetta, però è eh, più o meno di 125 grammi. E sinceramente eh, utilizzarlo tutto in una botta sola è veramente anche perché, comunque, non, non sarebbe consigliabile. Quindi, diciamo che eh, è vero che sono molto calorici per 100 grammi. però, bisogna vederne anche poi l'utilizzo eh, della singola porzione, aiutano. A ritrovare l'energia grazie alle vitamine e ai sali minerali presenti. Nominiamo quelle del gruppo B, quindi le vitamine del gruppo B, la vitamina C, la vitamina A, la vitamina E, la niacina, la tiamina, la fiboflamina e anche eh, sali minerali come lo zinco, il ferro, il potassio, il magnesio e quindi. Proprio per questo suo agglomerato di vitamine e sali minerali, eh, e per la sua conformazione, sembrerebbe che aiutino anche a, ad aumentare il metabolismo. Inoltre, sono un'importante fonte di Omega 3 e Omega 6. Infatti, gli omega 3 come sappiamo sono una importante fonte di grassi buoni e sono eh, anche un importante alleato per la salute e eh, non bisogna certi, certo temere questi grassi come altre tipologie di grasso e quindi hanno un impatto positivo sul sistema nervoso, sul sistema immunitario, sull'attività cerebrale, sull'umore, sulle articolazioni, grazie proprio anche alla loro azione antimicrobica infiammatoria. Gli omega 3 inoltre aiutano anche ad abbassare il colesterolo cattivo nel sangue e a prevenire proprio quelle che sono le malattie cardiovascolari. Inoltre, questi semini, proprio per la loro proprietà di assorbire acqua, eh, sono anche di grande supporto per la salute intestinale. Quindi, cosa vuol dire? Eh, che hanno anche poi, oltre a questa capacità di assorbire acqua, sono anche ricche di fibre e quindi aiutano la mobilitazione intestinale. E se pre Soprattutto quotidianamente aiutano a regolarizzare anche eh, l'intestino e quindi possono essere utilizzati anche eh, in caso di diverticolite. Tuttavia, in questo caso, è sempre meglio affidarsi ad uno specialista proprio per, per il caso particolare, essendo. Uh, questa problematica uh, andrebbe poi monitorata con l'utilizzo di semi di chia da un esperto. Svolgono un'azione equilibrante, uh, sono <coughs> utili in caso di diabete in quanto aiutano a regolarizzare anche gli zuccheri nel sangue e migliorano anche la pressione sanguigna e come abbiamo già detto anche il colesterolo. Sono considerati anche dei semi antitumorali perché contengono l'acido alfa e, eh, e sembra appunto aiutare nella prevenzione del cancro in quanto creano proprio un ambiente sfavorevole alle cellule tumorali. Inoltre. I semi di chia sono molto adatti agli sportivi. Cosa vuol dire che essendo molto energizzanti, eh, sono molto amati da, e utilizzati dagli sportivi? Contengono molte vitamine, sali minerali e quindi eh, sono un ottimo alleato e permettono anche un veloce recupero dopo l'allenamento. Infatti, il manganese che è presente è utile eh, non solo agli sportivi, ma anche in caso di artrite, di diabete. A una Antiossidante e accelera il metabolismo. Il magnesio, inoltre, è consigliato anche in caso di ipertensione, o osteoporosi, aiuta nei momenti di stanchezza e combatte anche la depressione e l'insonnia. Inoltre, <coughs> Come abbiamo visto i semi di chia sono un'ottima fonte di proteine e rappresentano quindi un'importante fonte di amminoacidi che sono fondamentali per la formazione delle proteine come la cisteina, la lisina e la metionina. Non, in ultimo sono i semi di chia degli ottimi alleati per la bellezza, hanno un elevato potere antiossidante, come abbiamo già detto, prevengono l'invecchiamento cellulare contribuendo anche a contrastare proprio la formazione dei radicali liberi. E inoltre contengono anche molto calcio, pensate che ne contengono quasi 5 volte in più rispetto al latte. E quindi sono adatti anche proprio per rinforzare i denti le ossa le unghie eh, migliorano l'aspetto della pelle rendendola eh, più tonica e combattendo così anche il formarsi delle rughe ora eh, dopo tutta questa spatafiat di elenco di eh, benefici spero che vi siate convinti a provare a utilizzare eh, i semi di chia se vi interessa anche magari qualche ricetta, qualche consiglio su come utilizzarli, ehm, vi posso postare sotto qualche idea col link al mio sito, eh, ma sicuramente conoscerete tutti il Kia Padding, quindi basta mettere mh, uno o due cucchiai di semi di Kia in, in un latte vegetale, <coughs> si può mettere più o meno dolcificante, chi utilizza il miele può mettere il miele. Eh, si possono, ci può aggiungere cacao, frutti rossi eh, o un'altra tipologia di frutta. Si lascia in frigorifero tutta notte e alla mattina si ha uno squisito budino eh, da eh, poter poi eh, gustare e, eh, per apprezzare appunto, tutti i benefici e le proprietà di questi semi. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un like e iscrivetevi al mio canale così non vi perdete tutte le prossime pubblicazioni e vi ringrazio per l'attenzione. Buona giornata.